Care amiche e cari amici, benvenuti a questa nuova lettura. Siamo qui nonostante tutto e soprattutto nonostante tutti per dedicarci alla lettura di un testo molto avvincente, a mio giudizio. Si tratta del capitolo conclusivo del romanzo di Albert Camus, Lo straniero. Il protagonista, Meursault, è stato condannato a morte. E l'ultimo capitolo del romanzo è il diario dei suoi ultimi giorni in carcere, in attesa dell'esecuzione. Durante tutto il giorno avevo la domanda di grazia. Credo di aver sfruttato il massimo possibile quest'idea. Calcolavo gli effetti e ottenevo dalle mie riflessioni il miglior rendimento. Partivo sempre dalla supposizione peggiore. La domanda era respinta. Ebbene, allora morrò, più presto che molti altri, evidentemente. Ma tutti sanno che la vita non vale la pena di essere vissuta. E in fondo non ignoravo che importa poco morire a 30 anni oppure a 70, quando si sa bene che in tutti e due i casi altri uomini e altre donne vivranno. E questo per migliaia d'anni. Tutto era molto chiaro, insomma. Ero sempre io a morire, sia che morissi subito, sia che morissi fra 20 anni. A questo punto, quel che mi turbava un po' nel mio ragionamento era il vuoto terribile che sentivo in me al pensiero di 20 anni di vita non ancora vissuta. Ma non avevo che da soffocarlo, immaginando quali sarebbero stati i miei pensieri dopo 20 anni, quando mi sarei dovuto trovare in ogni modo a quel punto, dal momento che si muore, come e quando non importa, è evidente. Dunque, e il difficile era di non perdere di vista tutto il filo dei ragionamenti che quel dunque rappresentava, dunque dovevo accettare che il mio ricorso fosse respinto. A questo punto soltanto avevo, per così dire, il diritto, mi davo in certo qual modo il permesso di considerare la seconda ipotesi. Ero graziato. La difficoltà era che dovevo rendere meno violento questo slancio del cuore e del corpo che mi pungeva gli occhi di una gioia insensata. Dovevo cercare di calmare quel grido, di ridurlo alla ragione. Dovevo essere ragionevole anche in queste ipotesi, se volevo rendere plausibile la mia rassegnazione nell'altra. Quando vi riuscivo, avevo conquistato un'ora di calma. Questo, perlomeno, era da tener presente. È in un simile momento che ho rifiutato ancora una volta di ricevere il prete. Ero steso e sentivo l'approssimarsi della sera d'estate da un certo color biondo del cielo. Avevo appena respinto la domanda di grazia e sentivo circolare regolarmente le onde del mio sangue. Non avevo bisogno di vedere il prete. Per la prima volta da molto tempo ho pensato a Maria. Erano lunghi giorni che non mi scriveva più. Quella sera ho riflettuto e mi son detto che forse si era stancata di essere l'amante di un condannato a morte. Mi è venuta anche l'idea che forse era malata o morta.
era nell'ordine delle cose. Certo non l'avrei saputo, perché al di fuori dei nostri corpi ormai divisi, nulla ci legava o ci ricordava l'un l'altro. E del resto, a partire da quel momento, il ricordo di Maria mi sarebbe stato indifferente. Morta, non mi interessava più. Questo lo trovavo normale, così come il fatto che gli altri mi dimenticheranno dopo che sarò morto. Non avranno più nulla a che fare con me. Non posso nemmeno dire che fosse duro a pensarci. In fondo, non c'è idea cui non si finisca per fare l'abitudine. È esattamente in quel momento che è entrato il prete. Quando l'ho visto, ho avuto un piccolo tremito. Egli se n'è accorto e mi ha detto di non aver paura. Gli ho detto che di solito veniva a un'altra ora. Mi ha risposto che era una visita puramente amichevole, che non aveva nulla a che fare col mio ricorso, di cui non sapeva nulla. Si è seduto sulla mia branda e mi ha detto di mettermi vicino a lui. Ho rifiutato. Trovavo tuttavia che aveva un'espressione molto dolce. È restato un momento seduto, gli avambracci sulle ginocchia, la testa reclinata in avanti, a guardarsi le mani. Erano fini e muscolose. Mi facevano pensare a due bestie agili. Le ha passate lentamente l'una contro l'altra e poi è rimasto così, con la testa sempre china, tanto a lungo che ho avuto l'impressione, a un certo momento, di essermi dimenticato di lui. Ma ha sollevato bruscamente la testa e mi ha guardato in faccia. Perché? Mi ha detto, rifiuti le mie visite. Ho risposto che non credevo in Dio. Ha voluto sapere se ne ero ben sicuro e gli ho detto che non avevo bisogno di chiedermelo. Mi sembrava una questione senza importanza. Allora ha gettato la testa all'indietro e si è addossato al muro, le palme appoggiate alle cosce. Quasi senza aver l'aria di parlarmi, ha detto che a volte ci si crede sicuri e in verità non lo si è affatto. Io non dicevo nulla. Mi ha guardato e mi ha chiesto: cosa ne pensi tu? Ho risposto che poteva darsi. In ogni modo, io non ero forse sicuro di ciò che mi interessava realmente, ma ero perfettamente sicuro di ciò che non mi interessava. E per l'appunto, ciò di cui lui mi parlava non aveva alcun interesse per me. Ha girato altrove lo sguardo e, restando sempre lì fermo, mi ha chiesto se parlavo così per eccesso di disperazione. Gli ho detto che non ero disperato. Avevo soltanto paura ed era più che naturale. Allora Dio ti aiuterebbe, ha osservato. Tutti quelli che ho conosciuto nelle tue condizioni ritornavano verso di lui. Ho riconosciuto che ne avevano il diritto. Ciò provava anche che ne avevano il tempo. Quanto a me, non volevo che mi si aiutasse. E per l'appunto mi mancava il tempo di interessarmi a ciò che non mi interessava. In quel momento le sue mani hanno avuto un gesto di impazienza, ma si è alzato e si è sistemato le pieghe della sottana. Dopo aver finito, si è rivolto a me, chiamandomi amico mio. Se mi parlava così, non era perché si rivolgeva a un condannato a morte. A parer suo, siamo tutti condannati a morte. Ma l'ho interrotto
dicendogli che non era la stessa cosa e che comunque questa non poteva essere in nessun modo una consolazione. Certo, ha approvato, ma morirai più tardi, anche se non morirai fra breve. Si porrà allora lo stesso problema. Come affronterai questa terribile prova? Gli ho risposto che l'avrei affrontata esattamente come l'affrontavo in quel momento. A queste mie parole si è alzato e mi ha guardato negli occhi. Era un gioco quello che conoscevo bene. Mi divertivo spesso a farlo con Emanuele o Celeste e per lo più loro voltavano per primi gli occhi. Anche il prete conosceva bene quel gioco. L'ho subito capito. Il suo sguardo non tremava. E neppure la sua voce ha tremato quando mi ha detto: "Non hai dunque nessuna speranza? E vivi pensando che morirai tutt'intero?" "Sì," gli ho risposto. Allora ha abbassato la testa e si è rimesso a sedere. Mi ha detto che aveva pietà di me. Non credeva che un uomo potesse sopportare una simile cosa. Quanto a me, ho sentito soltanto che cominciava ad annoiarmi. Mi sono voltato a mia volta e sono andato a mettermi sotto il lucernario, la spalla appoggiata al muro. Senza seguirlo bene, ho udito che ricominciava a farmi domande. Parlava con voce inquieta e insistente. Ho capito che era commosso e l'ho meglio ascoltato. "Egli era sicuro," diceva, "che il mio ricorso sarebbe stato accolto, ma io portavo il peso di un peccato di cui dovevo liberarmi. Secondo lui, la giustizia degli uomini non era nulla e la giustizia di Dio era tutto." Gli ho fatto notare che era la prima che mi aveva condannato. Mi ha risposto che essa non aveva, con la sua condanna, lavato nulla del mio peccato. Gli ho detto che non sapevo che cosa fosse un peccato. Mi era stato detto soltanto che ero un colpevole. Ero colpevole, pagavo, non si poteva chiedermi nulla di più. A questo punto si è alzato di nuovo e ho pensato che in quella cella così stretta, se uno aveva voglia di muoversi, non aveva da scegliere, doveva alzarsi o sedersi. Io avevo gli occhi fissi sul pavimento. Egli ha fatto un passo verso di me e si è fermato come se non osasse avanzare. Guardava il cielo attraverso le sbarre. "Tu ti inganni, figlio mio," mi ha detto. "Ti si potrebbe domandare di più, te lo domanderanno forse. E che cosa mai? Ti potrebbe essere chiesto di vedere." "Vedere cosa?" Il prete ha girato lo sguardo tutto intorno e ha risposto con una voce che d'improvviso ho trovato molto stanca: "Tutte queste pietre sudano il dolore, lo so. Non l'ho mai guardate senza angoscia, ma dal fondo del mio cuore so che i più miserabili di voi hanno visto sorgere dalla loro oscurità un volto divino. È questo volto che vi si chiede di vedere." Mi sono animato un po'. Ho detto che erano mesi che guardavo quei muri. Non c'era nulla, né alcuna persona al mondo che conoscessi meglio. Forse già molto tempo prima vi avevo cercato un volto, ma quel volto aveva il colore del sole e la fiamma del desiderio. Era quello di Maria. L'avevo cercato invano.
E adesso era una cosa finita. E in ogni modo non avevo visto sorgere nulla dal sudore di quelle pietre. Il prete mi ha guardato con un po' di tristezza. Ero completamente addossato al muro e il giorno mi colava sulla fronte. Ha detto qualche parola che non ho sentita e mi ha chiesto molto in fretta se gli permettevo di abbracciarmi. No, gli ho risposto. Si è voltato ed è andato verso il muro, su cui ha passato lentamente la mano. Ami dunque questa terra a tal punto? Ha mormorato. Io non ho risposto nulla. È rimasto abbastanza a lungo girato così. La sua presenza mi pesava e mi dava fastidio. Stavo per dirgli di andarsene, di lasciarmi, quando di colpo si è messo a gridare con una specie di enfasi, voltandosi verso di me: No, non posso crederti. Sono sicuro che ti è avvenuto di desiderare un'altra vita. Gli ho risposto che naturalmente mi era avvenuto, ma ciò non aveva maggiore importanza che il desiderare di essere ricco, di nuotare molto veloce o di avere una bocca meglio fatta. Erano desideri dello stesso ordine. Ma lui mi ha interrotto e voleva sapere come vedevo quest'altra vita. Allora gli ho urlato: una vita in cui possa ricordarmi di questa. E subito dopo gli ho detto che ne avevo abbastanza. Voleva ancora parlarmi di Dio. Ma mi sono avvicinato a lui e ho cercato di spiegargli un'ultima volta che mi restava solo poco tempo. Non volevo sprecarlo con Dio. Ha cercato di cambiare discorso, chiedendomi perché lo chiamavo Signore e non Padre. Questo mi ha dato ai nervi e gli ho risposto che non era mio padre, era anche lui come gli altri. No, figlio mio, mi ha detto mettendomi la mano sulla spalla, io sono con te, ma tu non puoi saperlo perché hai un cuore cieco. Io pregherò per te. Allora, non so per quale ragione, c'è qualcosa che si è spezzato in me. Mi sono messo a urlare con tutta la mia forza e l'ho insultato e gli ho detto di non pregare e che è meglio ardere che scomparire. L'avevo preso per la sottana, riversavo su di lui tutto il fondo del mio cuore con dei sussulti misti di collera e di gioia. Aveva l'aria così sicura, vero? Eppure nessuna delle sue certezze valeva un capello di donna. Non era nemmeno sicuro di essere in vita, dato che viveva come un morto. Io pareva che avessi le mani vuote, ma ero sicuro di me, sicuro di tutto, più sicuro di lui, sicuro della mia vita e di questa morte che stava per venire. Sì, non avevo che questo, ma perlomeno avevo in mano questa verità, così come essa aveva in mano me. Avevo avuto ragione, avevo ancora ragione, avevo sempre ragione. Avevo vissuto in questo modo e avrei potuto vivere in quest'altro. Avevo fatto questo e non avevo fatto quest'altro. Non avevo fatto una tal cosa mentre ne avevo fatta un'altra. E poi? Era come se avessi atteso sempre quel minuto e quell'alba in cui sarei stato giustiziato. Nulla, nulla che aveva importanza, sapevo bene il perché. Anche lui sapeva perché. Dal fondo del mio avvenire
durante tutta questa vita assurda che avevo vissuta, un soffio oscuro risaliva verso di me attraverso annate che non erano ancora venute. E quel soffio uguagliava al suo passaggio ogni cosa che mi fosse stata proposta allora nelle annate non meno irreali che stavo vivendo. Cosa mi importavano la morte degli altri, l'amore di una madre? Cosa mi importavano il suo Dio, le vite che ognuno si sceglie, i destini che un uomo si elegge, quando un solo destino doveva eleggere me e con me miliardi di privilegiati che come lui si dicevano miei fratelli? Capiva? Capiva dunque? Tutti sono privilegiati, non ci sono che privilegiati. Anche gli altri saranno condannati un giorno. Anche lui sarà condannato. Che importa se un uomo accusato di assassinio è condannato a morte per non aver pianto i funerali di sua madre? Il cane di Salamano valeva tanto quanto sua moglie. La donnina automatica era altrettanto colpevole che la parigina che Masson aveva sposato, o Maria che aveva voglia che io la sposassi. Che importava che Raimondo fosse mio amico allo stesso modo di Celeste, che valeva più di lui? Che importava che Maria desse oggi la sua bocca a un nuovo Meursault? Capiva dunque quel condannato e che dal fondo del mio avvenire soffocavo gridando tutto questo. Ma già mi strappavano il prete dalle mani e i guardiani mi stavano minacciando. Ma lui li ha calmati e mi ha guardato un momento in silenzio. Aveva gli occhi pieni di lacrime. Si è voltato ed è scomparso. Partito lui, ho ritrovato la calma. Ero esausto e mi sono gettato sulla branda. Devo aver dormito parecchio perché mi sono svegliato con delle stelle sul viso. Rumori di campagna giungevano fino a me. Odori di notte, di terra e di sale rinfrescavano le mie tempie. La pace meravigliosa di quell'estate assopita entrava in me come una marea. In quel momento, e al limite della notte, si è udito un sibilo di sirene. Annunciavano partenze per un mondo che mi era ormai indifferente per sempre. Per la prima volta da molto tempo ho pensato alla mamma. Mi è parso di comprendere perché alla fine di una vita si era preso un fidanzato, perché aveva giocato a ricominciare. Laggiù, anche laggiù, intorno a quell'ospizio dove vite si stavano spegnendo, la sera era come una tregua malinconica. Così vicina alla morte, la mamma doveva sentirsi liberata e pronta a rivivere tutto. Nessuno, nessuno aveva il diritto di piangere su di lei. E anch'io mi sentivo pronto a rivivere tutto. Come se quella grande ira mi avesse purgato dal male, liberato dalla speranza. Davanti a quella notte carica di segni e di stelle, mi aprivo per la prima volta alla dolce indifferenza del mondo. Nel trovarlo così simile a me, finalmente così fraterno, ho sentito che ero stato felice.
e che lo ero ancora. Perché tutto sia consumato, perché io sia meno solo, mi resta da augurarmi che ci siano molti spettatori il giorno della mia esecuzione e che mi accolgano con grida di odio.